E ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su American Coffee. Sono qui alla mia stazione, ho appena finito il mio lavoro mattutino dove lavoro appunto in una nursery school ed insegno inglese. E ragazzi, sono, pensate, ieri, anzi erano 3 mesi che sono arrivata in Giappone. Ragazzi, sono un po' dopo le 11 del 13 e c'è appena stato il primo terremoto da quando sono qui. So, dovete sapere che una cosa potrà succedere abbastanza spesso. A quanto pare era di più di magnitudine 7 di Fukushima, l'abbiamo sentito qua anche qua a Tokyo. Era stato abbastanza lungo, ma non molto forte. Qui a Tokyo probabilmente sui 5 gradi all'incirca. Non è il mio primo terremoto, quindi sono abituata. L'anno scorso, quando sono qui, più o meno, pensate più o meno, se state qua a Tokyo, di avere almeno un terremoto a mese. Alcuni li sentite un po' più forti, sui 4 gradi e mezzo, questo era sui 5, è stato molto lungo, l'abbiamo sentito tutti. Noi siamo al primo piano e niente. Ragazzi, vi faccio vedere. Allora, oggi sono nella mia scuola, ma ho fatto la lezione online, non la potevo fare da casa, allora sono venuta qua a usare il wifi e questa aula piccolina. So, quando veniamo a scuola la finestra deve essere sempre un po' aperta, tutte le finestre dei treni sono sempre aperte anche qua a Tokyo, quindi ci sono le finestre un po' aperte ovunque per causa del Covid. So, generalmente facciamo lezioni da casa 3 giorni a settimana e adesso siamo passati a 2 giorni in classe. Oggi non potevo fare la lezione online, così sono venuta qua e, ad usare appunto il wifi nella mia scuola. Ragazzi, niente, come avete visto, lavoro part time, al weekend e dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio per il momento faccio solo la scuola e alcune lezioni private, classi private di inglese, e insegno ancora online ma molto meno rispetto a prima. So, ragazzi, una bellissima sera di pioggia, sto tornando a casa, no? Mi hanno rubato l'ombrello, qualcuno si è preso il mio ombrello l'altro giorno al lavoro, quindi sono senza. Sono appena stata nel mio supermercato preferito, che è il supermercato che costa di meno di tutti a Tokyo, e ho speso 5 euro in spesa. E lunedì mi fermo sempre qui dopo la mia scuola e faccio una delle spese maggiori appunto della settimana. Questa settimana dividerò la mia spesa in 2 volte e oggi ho speso 5 euro. Ne abbiamo uno qui e guardate l'altro gatto dov'è. Hello. How are you, little bum bum? Ragazzi, molto triste, questa è l'ultima sera nella stanza extra, domani arriverà qualcuno, quindi non la potremo più utilizzare, mi mancherà un sacco, quindi non so cosa farò, dove studierò, è tutto un po' un grande problema adesso, quindi vediamo. Sono qui che mangio il mio natto toast, appena tornata dal lavoro, quindi non lo so, ragazzi. Ciao, bye bye alla stanza extra, ciao ciao. 11:10 circa di sera e sono già qua nel letto. Ragazzi, sono stanchissima, so, quindi cerco di andare a letto presto perché mi voglio svegliare presto domani per studiare, perché tra appunto non settimana prossima ma la settimana dopo avrò un test, il test di fine corso appunto, quindi devo studiare tantissimo, sono un sacco indietro. Per 1,70 euro questo è il posto dove posso studiare, ragazzi, a Shinjuku. 1,70 euro per prendere il mio caffè, wifi gratuito illimitato, posso stare quanto voglio e in più ho le prese per ricaricare il telefono e computer. Se vi state chiedendo com'è andato il mio test, è andato malissimo. So,
la grammatica, ragazzi, terribile, ok? Fatemi sapere se siete interessati a vedere che libri ho usato nei passati 3 mesi a scuola, un po' cosa abbiamo fatto, ve lo posso mostrare. Sulla grammatica, alcune cose perfette, che non so come siano uscite perfette, ma così so. Altre parti di grammatica, veramente, uno sfacelo. So, in totale ho preso praticamente, quant'è? Qui. So, 69.5 su 100, questo è stato il mio risultato. Per fortuna i kanji che erano nel test erano quasi tutti kanji che sapevo di già, quindi la parte dei kanji mi ha fatto alzare un sacco il voto, fortunatamente. Quindi sì, sono 69.95 su 100, quindi non è andato particolarmente bene. A mio parere sarebbe dovuto almeno andare molto molto meglio, sugli 80 speravo, ma non avendo studiato... Ciao ragazzi, guardate dove mi porto oggi. Siamo alla fermata della metro dove lavoro, della mia fabbrica di donuts. Ragazzi, ci sono un sacchissimo, ok, di ciliegi in fiore, quindi è un posto magnifico. Veramente ragazzi, aspettatevi di trovare i ciliegi un po' ovunque quando verrete in Giappone, ok? Non è che c'è solo il parco Ueno e quei 2 o 3 posti che vi fanno vedere. Guardate che meraviglia. Ragazzi, probabilmente uno dei pochi minuti in cui vi posso fare un video sulla metro e appunto parlare. So, questa è la mia metro la sera quando riparto dal lavoro, finisco alle 10, adesso sono quasi le 11, ho finito un po' più tardi oggi, quindi a volte è completamente vuota o c'è pochissima gente visto che è il capolinea. Buongiorno ragazzi, so, oggi è il 1° di aprile e sto iniziando il mio terzo lavoro qui a Tokyo. Insegnerò dal lunedì al venerdì in una nursery school, anzi 2 nursery school, e martedì inizierò una scuola a maggio. Adesso lavorerò lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in questa scuola. So, auguratemi buona fortuna. So ragazzi, oggi ho dovuto fare il pass perché la mia scuola mi ha detto che vuole che faccia il pass e me lo rimborsano, ma cosa succede? So, questa cosa è un po' complicata, ho sbagliato, sono alla stazione di Ikebukuro della metro, ma il mio pass è giusto, che è quello che costa meno, perché la mia scuola vuole rimborsarmi solo il tragitto minore, ma i treni che partono dalla mia stazione della scuola, alcuni arrivano alla metro, e io pensavo indipendentemente fosse la stazione che contasse nel pass, invece contano la stazione e le linee. Quindi io quando arrivo a Ikebukuro, adesso sono arrivata nella stazione della metro ma non della Seibu Line, quindi non mi lasciano transitare gratuitamente perché questo tratto costa un po' di più. E tipo 50 centesimi di più a biglietto, quindi praticamente cosa devo fare per non pagare? Devo riaspettare un treno per ritornare indietro e da lì devo riprendere il treno giusto per poter transitare o devo pagare. Buongiorno ragazzi, questo è il terzo giorno che dovevo andare al lavoro. Non succede mai. So, tutte le linee sono ferme, ok? Tantissime linee sono ferme. Sono alla stazione di Ikebukuro e sto prendendo la Seibu Line. Come vedete c'è tutta la gente che aspetta, riprenderanno i treni alle 8.50, una cosa che non succede mai, ok? Io col mio telefono non posso chiamare, quindi sono dovuta venire giù e utilizzare le cabine telefoniche per chiamare la scuola e il mio manager. Quindi fortunatamente avevo 10 centesimi, prima ho messo 100 yen e poi mi sono resa conto che non davano il refund, quindi ho dovuto spendere 100 yen per la chiamata, ma è meno comunque che pagare un abbonamento telefonico. E quindi niente, ho dovuto utilizzare una di queste magnifiche cabine telefoniche oggi. Adesso vado su a prendere il treno che dovrebbe partire per le 8.50 circa, mentre devo prendere il treno delle 8.20, quindi una cosa che non succede mai, ok? Mai!
Allora, abbiamo uno che ti aiuta dentro, quella è la fila per uscire, se devi uscire penso ti rimborsino il biglietto senza prendere il treno, e poi abbiamo la tipa giù in fondo che è quella proprio che ha il lavoro peggiore di tutti, che è quella che ti dice in che altro modo puoi arrivare, penso praticamente con la carta gigante. E niente, queste sono le mie 8 del mattino, ragazzi, è una cosa che non avrei mai pensato di sperimentare qua in Giappone, ed è successo il mio terzo giorno di lavoro di già. E ragazzi, sono arrivata alla mia stazione e vi faccio vedere cosa c'è al vento. Ta-da! Questo è il mio bigliettino del ritardo che ho preso appunto allo stand della stazione. Ricordatevi che se lavorate in Giappone o andate a scuola in Giappone dovete assolutamente prendere questo bigliettino che vi prova appunto che il treno era in ritardo, ok? Su questa cosa magnifica del Giappone, stranissima, che è una novità assurda, ok? Il biglietto del ritardo, eccolo qui. La cosa più bella di tutte al mattino è che io vivo a Shinjuku e lavoro fuori Shinjuku, quindi vado completamente, come vedete, al contrario del rush hour. E quando vi ho detto che i treni non sono mai in ritardo, questa settimana anche la Yamanote era bloccata di 20 minuti ed ero in ritardo nuovamente. Questo è il mio biglietto del ritardo. E ragazzi, sono appena uscita dal dottore per la prima volta qua in Giappone, sono andata a fare il mio check medico appunto per il lavoro, quindi il controllo medico per il lavoro, quindi niente, so, la mia compagnia logicamente ha pagato il medical check per lavorare, e quindi niente, adesso porto i risultati alla compagnia che è proprio qua vicino. E poi andiamo a scuola. Questa è la mia faccia di me sul... Torno a casa dal lavoro e puntualmente ogni settimana piove di rotto, c'è un vento assurdo. Ogni volta che vado torno dal lavoro, quindi sono bagnata a fradicia un'altra volta. Sono le 11 di sera e adesso esco dalla metro e torno a casa verso... E sento già che sta piovendo. E ragazzi, oggi è venerdì, quindi è l'ultimo mio giorno di lavoro. Lavoro lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in una nursery school, quindi in una scuola dell'infanzia con i bambini dal... gli 1 ai 5 anni, quindi oggi è l'ultimo giorno. Lavoro dalle 9 alle 12 ed è un lavoro che mi distrugge un sacco. Alle 9 del mattino a cantare head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Veramente mi piace un sacco. Le signore e le biciclette dietro, quindi sono rimasta bloccata, scusate. So, mi piace un sacco, i bambini che ci sono a scuola sono tutti carinissimi e mi diverto veramente molto. Sono contentissima di aver trovato questo lavoro al mattino perché è perfetto per stare appunto prima dei miei corsi di giapponese, quindi alright! So, ho iniziato il primo di aprile, quando appunto l'anno scolastico inizia in Giappone, e adesso siamo al, credo, I don't remember, 16, penso 16 o 17, qualcosa del genere oggi, ma chi lo sa. Il latte è troppo buono. So ragazzi, iscrivetevi ad American Coffee Travel qui su YouTube o seguitemi anche su Instagram, stesso identico nome, American Coffee Travel. E spizzarritevi sotto con le domande. Che domande avete riguardo al Giappone, la mia vita, ai primi mesi qui? Quindi spizzarritevi e fatemi domande, ok? Ci vediamo alla prossima. Grazie per seguirmi, ragazzi. Ciao ciao, caffè e cappuccini.